Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video per proporvi qualcosa di alternativo. Oggi non porto nessun vero contenuto sul canale in realtà, ma cerco il vostro aiuto per cercare di fare qualcosa di bello, perché come saprete, e forse ve ne siete accorti che sto insistendo abbastanza sull'argomento, sono praticamente online tutti i giorni su Twitch, da lunedì alla domenica, con lunedì che abbiamo dedicato alla Horror Night. Sono in live praticamente dalle 23 in poi a portare qualche gioco con tematica horror. Però mi sono accorto che col passare del tempo ci siamo abbastanza divertiti in live a parlare del più e del meno di qualsiasi tipo di argomento, che fosse mitologico ma anche di attualità. Quindi, siccome è già da diverso tempo che volevo portare una serata di just chatting sulla piattaforma Viola, in cui semplicemente sto lì a parlare, a discutere con voi, a rispondere ai vostri commenti, alle vostre domande, perché non farlo per bene? Quindi inauguriamo quello che potremmo chiamare il Grivit Talk. Faremo una serata in cui si parlerà di qualsiasi argomento vorremo, non per forza mitologico, anche perché su Twitch il canale non si chiama mitologicamente, ma si chiama semplicemente Grivit, perché viva la fantasia, e potremmo utilizzare quella serata per approfondire temi che abbiamo magari toccato in vari video del canale più o meno recenti, ma anche temi di attualità. Per esempio, su richiesta di uno dei miei patron, nonché follower, nonché sub su Twitch, chi più ne ha più ne metta, il primo talk che farò, penso settimana prossima, nel weekend prossimo in pratica, sarà sulle elezioni. Si parlerà di politica, di quello che abbiamo avuto modo di vedere. Io un pochettino di esperienza in politica ce l'ho, essendo stato per 5 anni cronista politico, quindi magari si parlerà del nichilismo assoluto che domina nella mia mente in questo momento a guardare il panorama politico. Ma appunto, ne parleremo in live e parleremo magari di qualche altro argomento. Il mio obiettivo sarebbe chiedere sui social quale argomento voi volete che ogni settimana, ogni 2 settimane, devo vedere la cadenza, volete che affronti in questa live di just chatting, di chiacchiere, che sia un argomento relativo alla mitologia ovviamente, perché è qui che sono più competente probabilmente, ma anche opinioni su questa o quella cosa dell'attualità, perché no? Perché si è parlato negli ultimi giorni tanto di monarchie, si è parlato di politica, si è parlato di rapporti interpersonali, romanticismo, sessualità, si è parlato di tutto. Nel mentre svolazzavo per i cinema di New York con Spider-Man o assaltavo castelli mentali su Persona 5, si è parlato di praticamente tutto, anche di GDR, di Dungeons and Dragons, di giochi di carte collezionabili fra Magic, Hearthstone e simili. Si è parlato di qualsiasi cosa, perché non farlo in una serata dedicata in ordine, così possiamo interagire per bene. Quindi, cosa facciamo? Oggi ve la prendete per suggerirmi tematiche che avreste sempre voluto sentirmi affrontare qui sul canale, sia mitologiche che non, ve lo ripeto, e me ne consigliate qui. Possibilmente qualcosa che però, qui almeno nei commenti, non scada troppo facilmente, cioè non un argomento che magari fino a settimana prossima o settimana successiva ancora diventi troppo desueto, seguendo le regole del giornalismo per cui una notizia dopo un minuto è vecchia. Argomenti freddi che si possono affrontare in ogni circostanza, in modo da avere un pool di argomenti che ovviamente possiamo affrontare di settimana in settimana. Poi sui social, ovvero qui nella sezione community e soprattutto su Instagram, seguitemi su Instagram, link in descrizione, mi raccomando ragazzi, perché là metto gli aggiornamenti più spesso su Instagram, farò dei vari sondaggi per avere gli argomenti più recenti il giorno prima del talk, in modo che si possa effettivamente fare un qualcosa di carino, 2-3 argomenti a talk per quella serata, che penso farò o di venerdì o di sabato, e dalle 21:30 in poi, come al solito, un paio d'ore per parlare. Se affronteremo questi argomenti, mi potete dare addosso quanto volete, tanto vi rispondo e vi mando a fanculo come al solito. Perché sì, è come ormai è quello il personaggio, e vedremo di fare questo piccolo esperimentino. Ditemi la vostra nei commenti, siete liberissimi di spaziare in tutto quello che volete. Ovviamente poi deciderò io di cosa parlare
tendenzialmente non chiedetemi opinioni su quel personaggio magari famoso che è un pochettino discusso, perché tendenzialmente vorrei evitare le denunce. Detto questo, ragazzi, la parola a voi. Nei commenti sbizzarritevi, questo è il vostro compito della settimana. Rimanete sintonizzati perché altre novità ovviamente arriveranno sia sulla piattaforma Viola che qui sul tubo. Settimana prossima è il compleanno del canale, dobbiamo fare qualcosa di stuzzicante e divertente. Preparatevi, tornerà qualcosa di molto possente. Alla prossima, ragazzi, buon weekend a tutti. Chissà quanta gente si ricorda ancora di quel meme, del primo meme del canale. Sofia.